Una stagione quasi d'altri tempi. La neve, seppur tardiva, ha coperto con una certa abbondanza il ghiacciaio dell'Adamello. I circa 15-16 metri di nuovo manto, depositatisi in quota tra inverno e primavera, per la più vasta riserva d'acqua italiana rappresentano una vera e propria boccata di ossigeno. Non sono i metri che dovrebbero essere caduti in un inverno, però li ha fatti tutti in una volta, cioè ne ha fatto tanti in una volta, ecco. I segni di sofferenza della distesa di ghiaccio a causa dell'evoluzione meteoclimatica già ad aprile non mancano, ma le precipitazioni nevose a cavallo tra il 2023 e il 2024 hanno abbondantemente superato i risicati 2,5 metri dell'anno precedente. Un inverno, se vogliamo mantenere il ghiacciaio, vederlo bianco tutta l'estate, bisognerebbe che facesse almeno 25 metri di neve. Quest'anno ne avrà fatti 15-16. In attesa del caldo estivo, un segnale di speranza per il mare adamellino che, ai 3040 metri del rifugio ai caduti dell'Adamello al passo della Lobbia Alta, ha consentito di registrare un'annata sci-alpinistica da incorniciare. Direi di sì, la neve è arrivata, ci ha rovinato la Pasqua, ma ha recuperato nelle settimane dopo perché la neve è venuta e con tutta sta neve il telefono era rosso. La situazione, diciamo, del ghiacciaio meglio di così non poteva essere, perché con su 7-8 metri di neve sul ghiacciaio puoi girare veramente tranquillo. Infinito amore per la montagna e per luoghi carichi di storia, quella scritta dagli eventi della Guerra Bianca, di cui da decenni la famiglia di Romano Ceschini è l'esempio di un inossidabile presidio. A me mi fa piacere quando dicono andiamo su al rifugio e andiamo a trovare Romano, ecco. Questo lo sento dire da parecchia gente e mi fa piacere, vuol dire che, insomma, spero di essermi comportato bene. Ecco.